Allora, Francesco, la mia prima domanda è come hai iniziato, diciamo, la tua serie di risposte sarcastiche alle celebrità della rete e non su Twitter? Ma in realtà è iniziata non su Twitter, ma è iniziata su Facebook, con un post ormai celeberrimo, di risposta a Barbara D'Urso, che ha fatto un po' il giro del web. Addirittura è andata fuori da Facebook, mi è arrivata anche per email da gente che non è su Facebook, e quindi lì ho capito che effettivamente la cosa avevo perso un po' il controllo della cosa, sinceramente. Io in realtà non avevo mai pensato fino a quel momento di fare delle risposte ai VIP o ai politici, perché mi sono sempre più dedicato alla scrittura di piccole pillole comiche piuttosto che di racconti. E quella mattina lì in realtà è nata un pochino così perché avevo da lavorare quel giorno, in teoria. E mi sono detto, dai, era mattina presto, ero in ufficio, ho detto facciamo una cosa che arriva fino a sera. E quindi l'ho ragionata un attimo, ho trovato il posto giusto che parlava del fatto, diciamo, con un po' di leggerezza del fatto che si sarebbe dovuta mettere a scrivere il nuovo libro. E pensando anche a tutta quanta l'esperienza che ho avuto con case editrici, piuttosto che lavori di copywriting, eccetera, e quindi anche tutte quante le difficoltà che hanno i giovani scrittori per emergere, anche le umiliazioni che subiscono da case editrici medio piccole, allora ho fatto questa sorta di personaggio che ha avuto il negoziatore che cercava di convincerla a mettere giù la penna. Poi in realtà la cosa ha avuto un pochino ha avuto ridondanza perché comunque, anzi risonanza, perché era carina, cioè era scritta bene, era comica e l'avevo ragionata abbastanza bene. Mi è uscita, sono stato anche fortunato perché mi è uscita abbastanza bene. Però poi anche c'è stato il discorso che probabilmente qualcuno che gestiva la pagina Facebook, perché in realtà era un post di Twitter replicato su Facebook. E aveva cancellato qualcuno dello staff, probabilmente aveva cancellato la mia risposta, e mentre ce n'erano anche altri precedenti molto più volgari, cioè la mia non era volgare, la mia era una cosa simpatica, se vogliamo, un po' sì, satirica, ecco. E quindi lì c'è stata anche tutta quanta una serie di persone che avevano visto, principalmente i miei contatti già da allora, che avevano visto sparire questo commento e quindi avevano cominciato ad arrabbiarsi all'interno della. Quindi è nata una discussione nella quale non sono intervenuto, però comunque poi la cosa è stata ripresa da varie pagine e quindi se n'è andata un po' così. Poi ho scoperto, io avevo una bassa attività su Twitter, ho scoperto che in realtà seguirli su Twitter è molto più semplice e veloce che seguirli su Facebook e quindi ho cominciato ad avere un pochino di attività anche su Twitter. Dove appunto questa serie è continuata in maniera abbastanza Sì, eccelsa, tra l'altro. ce n'è stato un altro in realtà che ha avuto anche più condivisioni, che è quello della risposta sul latino, sulla lingua latina a Formigoni. Anche quella lì, tra l'altro, mi hanno scritto dei professori di latino ringraziandomi. E questa cosa qua, spero che arrivi alla mia ex professoressa di latino e la renda orgogliosa, visto che comunque non l'ho resa felice ai tempi. Capisco. Senti, una domanda che mi è molto cara. Che Sì. cos'è per te la satira? Allora, la satira allora, è una cosa che beh, per me è una finestra di evasione che mi consente di fare un esercizio mentale che è bellissimo, che è quello del pensiero laterale. E, che poi è anche alla base di quello che è bello condividere, perché la satira ti può aprire un piccolo spiraglio verso una visione un po' obliqua di una cosa. E quindi poi far emergere anche tutta quanta una serie di difetti o di, come dire, di incongruenze del soggetto colpito. La satira in Italia è anche definita dalla Cassazione, cioè c'è una sentenza che è la 9246 del 2006. Io su questo sono molto preciso perché ho anche. In passato ho scritto per il teatro d'inchiesta, teatro civile, quindi generalmente mi documento molto, che dice che effettivamente la satira, come dicevano i latini, castigat ridendo mores, quindi attraverso il sorriso cerca di far emergere quali sono
i comportamenti storti, i comportamenti poco puliti, piuttosto che quelli poco rispettosi di quella che poi alla fine è la gente comune, ecco. Ed è quella che poi alla gente comune fa venire voglia di dire: ah, è vero, guarda che questa cosa qui tra un sorriso e l'altro non va tanto bene. Chiarissimo, tra l'altro ci sono state diverse riflessioni in questi ultimi tempi su Twitter e Facebook sul fatto che fino a che i VIP politici non stavano sui social media, avevano comunque un filtro, una barriera, una protezione, diciamo. Invece adesso è sempre più evidente che il re è nudo, no? Esatto, anche perché come l'avevo detto qualche giorno fa, che rispetto alla televisione internet è un animale che ti risponde addosso, quindi ti può ributtare addosso le cose stupide che dici. E questa cosa vale per tutti, e questa cosa è veramente una livella, se vogliamo dire, una livella culturale, se la si vuole usare. E la cosa bella che a me piace tantissimo è che ho notato, almeno tra i miei contatti, poi non lo so, cioè, se li ho influenzati da questo punto di vista, io sono felicissimo, hanno cominciato a loro volta a rispondere ai VIP, ai politici. Sicuramente poi ci sono esempi anche molto più seguiti di me su Twitter, che poi ho scoperto, tipo Pinuccio, che è un genio, è fantastico, lui vabbè, poi fa anche le telefonate ai politici, le finte telefonate ai politici, che sono veramente una cosa meravigliosa, è molto più incentrato su quello e lo fa benissimo. E vedo che comunque aumenta la gente che cerca di utilizzare il mezzo anche per far valere la propria voce. E effettivamente la cosa bella della satira applicata a internet, e spero che la gente lo capisca sempre di più, è che siamo tutti quanti allo stesso livello. Certo, un VIP potrebbe avere più follower, più seguaci, più fan, però se tu gli vuoi dire qualcosa glielo puoi scrivere, a meno che non succedano cose spiacevoli, tipo appunto che uno venga escluso o bannato, preferisco dire bandito, un termine un po' più antico, da una pagina piuttosto che da un profilo. Però se arrivi ad essere bandito da un profilo, vuol dire che probabilmente sei stato piuttosto ficcante, ecco. Chiaro. Come pensi che stia cambiando, oppure che cambierà effettivamente, quindi il rapporto tra cittadini, persone normali, giornalisti e politici alla luce di queste dinamiche che si vanno a delineare? Beh, guarda, allora, già un dato interessante è che effettivamente la satira negli ultimi anni, almeno la satira su internet, negli ultimi anni sta diventando partecipativa. E se pensiamo anche, per esempio, al contenitore di Spinoza, è una cosa, ci scrivono anche dentro degli autori professionisti, non solo gente comune. Io ho visto comunque poi anche frasi di persone non professioniste della scrittura venire alla luce, perché effettivamente valevano, perché dentro ogni persona che abbia la capacità di vedere la virgola che non va bene, quella virgolina che ti fa nascere la battuta, probabilmente si nasconde una bella frase che poi la gente ha voglia di condividere. Quindi non è appannaggio solamente di chi è bravissimo nello scrivere o di chi è un professionista. E quindi questa cosa qua, che cosa succede? Questa cosa qui, crea una sorta di movimento dal basso dissacrante. Che ha una spinta grossa. Poi è ovvio che la maggioranza dei contenuti magari non sono quelli che emergono, perché questa qui è una cosa naturale, perché poi per dire, uno potrebbe volersi applicare, però non ha mai l'idea giusta, quella che fa venire voglia alla gente di condividerla o di passarsela o di rubarla, anche l'ho visto fare più volte. Però questa cosa qua, dicevo, il movimento dal basso è importante perché si autoalimenta, si autoprotegge e riesce ad avere più risonanza rispetto a quelli che fino ad oggi, tramite la televisione, hanno avuto, o tramite la radio, cioè diciamo tutti quanti quegli strumenti passivi per il pubblico, hanno avuto una risonanza che oggi appare un pochino, sempre un pochino più vacua, ecco. Quindi questo vale per i politici anche, che soprattutto uno, devono stare un pochino attenti a quello che dicono e per non essere ridicolizzati, e due, dovrebbero cercare di cominciare a dare dei contenuti che siano spessi, ecco. Chiaro, tra l'altro un altro dibattito di questi giorni
appunto era sull'opportunità, no? Di gestire il proprio account in prima persona da politico oppure di affidarlo a terzi, diciamo, no? Che Sì, cambia. assolutamente. Diciamo che vabbè, questa cosa qui ovviamente può cambiare. Diciamo che io non so sinceramente, poi dipende da persona a persona, da politico a politico, da VIP a VIP, cosa sia meglio. Ci sono alcuni che secondo me farebbero bene a non gestirsi in prima persona il proprio account, altri che magari potrebbero cercare di gestirlo dedicandoci un pochino di più. Perché quello che noto è che sono vulnerabili. Molto spesso parliamo sempre comunque di una vulnerabilità alla battuta intellettuale, alla presa in giro appunto satirica, ficcante. Sono vulnerabili proprio perché prendono il mezzo come un qualcosa che è da me a voi e basta, cioè quindi da uno a molti, per dirla in termini informatici, mentre invece è uno strumento da uno a uno, perché ogni VIP, ogni politico twittante, in realtà, secondo me, dovrebbe pensare che la cosa che sta scrivendo la sta scrivendo a ciascuno dei suoi n.000 follower, e ognuna di queste non è un'unità numerica, ma è una persona che in teoria dovrebbe essere anche ascoltata, ecco, se gli risponde, mentre tante volte, beh, ovviamente se ne fregano. Ah, certo. Sì, tra l'altro si parlava anche di questo, no? Del fatto che gli stessi errori fatti prima su altri canali vengono ripetuti su questi canali che Sì. però Sì, hanno regole completamente diverse. esatto. Anche perché poi ormai siamo nell'era della socialità telematica, quindi una cosa può poi avere dei rimbalzi ovunque, e quindi appunto dicevo, come è successo prima, una cosa potrebbe raggiungere anche gente che non è su Facebook, oppure su Twitter, quindi diciamo che un pochino di consapevolezza serve a tutti quanti, sia da chi esterna, diciamo, esterna cose importanti, sia da parte di chi, diciamo, le persone normali che usufruiscono di questo mezzo e che capiscano che hanno l'occasione di raggiungere anche più persone e di avere più rilevanza anche di quelli che hanno le rilevanze matematiche date da questi sistemi di misurazione, anche loro un po' modaioli, ecco. Quindi, diciamo, per dirla con la polemica che c'è stata nelle ultime settimane sugli influencer, in realtà chiunque potrebbe essere un influencer, però secondo me la cosa più importante è che ognuno sia influencer di se stesso. Sembra una cosa un po', però dovrebbe cercare ognuno di creare contenuti, diciamo, dei contenuti spessi innanzitutto per se stesso, poi dopo in seconda battuta perché servono anche agli altri. Senti, ultimissima domanda. Sì. In questi ultimi giorni c'è stato chi si è lamentato, diciamo, non proprio lamentato, ma insomma, ha portato alla luce il fatto che per far intervistare i politici del proprio partito bisogna trovare dei giornalisti sempre più aggressivi. Altrimenti si rischia appunto che il giornalista stesso venga accusato di essere asservito al potere, no? Ah, ok. Quindi ti volevo chiedere che cosa ne pensi di questa tendenza e secondo te come evolverà? Ma allora, io sono, ecco, io se un giorno si scoprirà che questa è una tendenza sbagliata, io sarò un po', che mi considererò anche un pochino tra i colpevoli, perché generalmente, allora, io conosco dei giornalisti, sia locali, anche qualcuno che scrive su testate nazionali, che davvero non hanno la schiena dritta, come dico io, quindi generalmente non hanno paura, a fare delle domande. Ma io credo che tante volte non sia neanche una paura di fare domande, tante volte anche diciamo, vedo che alcune cose vengono gestite come se ci fosse un pochino di sbrigatività, cioè arrivare per primi a intervistare una certa persona potrebbe anche portare a una a
diciamo, a poca profondità nella cosa, perché effettivamente ogni atteggiamento di un politico che possa essere interrogato o intervistato all'interno di un argomento caldo, che molto spesso questi argomenti caldi possono essere scandali piuttosto che movimentazioni politiche, piuttosto che proclami elettorali. Effettivamente ognuna di queste cose potrebbe, se analizzata bene e se si conosce la storia del politico e di quello che ha detto, potrebbe portare a domande un pochino più, non dico impertinenti, non c'è bisogno di essere cattivi, c'è semplicemente bisogno di ricordarsi, di esercitare un pochino la memoria e di fare in modo che i politici sappiano che la memoria è esercitata, perché se si adagiano sul fatto che tanto tra un po' nessuno si ricorda quello che ho detto, oppure uno non mi fa la domanda giusta perché io sto dicendo che farò una certa cosa, però in realtà questa cosa è soggetta ad un regolamento del quale nessuno mi chiede nulla, io allora a quel punto posso dire quello che voglio. Io non è che disprezzo le interviste buone, buoniste, piuttosto che con poca incisività. Però magari ogni tanto sarebbe bello leggerne di più con qualche domanda appunto un po' più diretta, ecco. Perfetto. Francesco, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi oggi. Io ringrazio voi e spero di aver dato delle risposte giuste.